Eccoci qui ragazzi miei, benvenuti a tutti voi, buongiorno, buongiorno da Manuel, questo è il bar del calcio, benvenuti ragazzi, mettetevi comodi che ci facciamo una bella chiacchierata perché è il video della disamina tattica della partita della Lazio che l'ha visto uscire vincente 3-1 allo Stadio Olimpico contro i neopromossi lagunari del Venezia. Partiamo subito con la nostra intro. Cara community del Bar del Calcio, ben trovata. Ti ricordo che sono in vendita i miei libri, a cominciare dall'ultimo che ho pubblicato, Fuggire per rinascere. Trovate anche gli altri due libri, Una storia vera e La stella verde. Tutto in descrizione a questo video. Avete tutti i riferimenti qualora siate interessati all'acquisto. Ti ricordo inoltre il nostro sito velodicoqui.com, all'interno del quale, come potete vedere, una volta entrati nel sito, cliccate sul bar del calcio, cliccate di nuovo sul bar del calcio e si apre la sezione dedicata a tutto ciò che riguarda appunto il mondo scritto del nostro canale, con opinioni personali e di tutti coloro di voi che volessero esserne parte integrante scrivendo articoli. Sulla destra, attenzione, molto importante, cliccate il tasto Segui per entrare a far parte dei fedelissimi della community. Ebbene ragazzi, subito, sotto pancia scorrevole, date un'occhiata, una sbirciatina, prendete tutte le informazioni utili riguardo il nostro canale. Ancora una volta fatemi fare un grande ringraziamento a tutti voi ragazzi, perché siamo sempre di più, la community cresce in maniera importante. Ieri ho visto, scusate, l'altro ieri ho visto nella chat durante la diretta tanti nomi nuovi, interagire, prendere conoscenza con la community storica del nostro canale. Siete tutti potenziali nuovi membri della nostra meravigliosa community, una community di grandissima qualità per la quale vi ringrazio e quindi benvenuti a tutti i nuovi, oltre che ovviamente ai vecchiotti di militanza all'interno del nostro canale. Detto ciò, ragazzi, la Lazio parte con il piede giusto. Sapete bene che non mi interessava la qualità del gioco. Quello che mi interessava era i 3 punti. E il fatto che la Lazio si sia messa in tasca 3 punti è prioritario ed è la cosa per me più importante. Chiuso, al punto e a capo. Iniziamo un nuovo paragrafo di questa mia riflessione. Perché se poi al risultato ampiamente meritato, perché secondo me questa Lazio se avesse vinto 4-5-1 non avrebbe rubato nulla nella partita di ieri, nel computo totale del match, amici miei, se al risultato ci aggiungiamo anche tantissime indicazioni positive, allora sono contento, sono contento, sono contento. La Lazio inizia la stagione dando subito un'impressione importante, anche in questo mio giudizio rientra il mio pensiero riguardo Baroni, che spesso in quest'ultimo periodo mi state chiedendo. Si vede in maniera importante la mano del tecnico sotto tanti punti di vista. Ci sono anche degli aspetti negativi, anzi, vi dico la verità, ce n'è uno solo a livello negativo da quello che ho visto ieri, perché molti si sono focalizzati sugli errori che possono aver fatto in chiave difensiva Marusic, i Romagnoli, Casale, che è stato un po' bersagliato, secondo me, ingiustamente nel post partita di ieri, scusatemi ancora, di domenica sera. È una cosa sola manca a Lazio, perché ha pure tirato in porta ieri, ha pure tirato diverse volte in porta ieri. C'è una cosa che manca a questa Lazio. Delle volte manca il giocatore in grado di legare i reparti. Questo è il lavoro che dovrebbe fare Guendouzi, è un lavoro che dovrebbe fare Rovella, ma entrambi sono giocatori che tendono a giocare più orizzontalmente, quindi non riescono, per attitudine di gioco, ma ci si sta lavorando e ci si può lavorare, a legare i reparti. Questo succede, quindi può succedere, come abbiamo visto almeno in 3 circostanze che sono stati dei 3 potenziali pericoli per la Lazio. Questo succede, quindi può accadere che, ad esempio, c'è troppo spazio tra la batteria dei centrocampisti e i difensori. In quello spazio, se trovi avversari abili ad aggredirti, tu mi mandi in affanno i difensori. Quindi i vari errori che abbiamo visto in fase difensiva, per quanto mi riguarda, non sono errori legati a
a errori individuali di marcatura sull'uomo del singolo difensore della Lazio, ma sono errori legati a una situazione di mancanza di equilibrio tattico, perché il centrocampo era troppo alto e quindi tra il centrocampo e la difesa si è creato quello spazio all'interno del quale hanno provato a far male i nostri avversari. Questa, secondo me, è l'unica nota negativa di ieri. Attenzione, nota negativa che è accaduta 3-4 volte nell'arco di tutta la partita. Se era accaduta due volte, neanche ne avrei parlato come aspetto negativo, perché ci sta un paio di sbarioni nel corso della partita, ragazzi. Non esiste la perfezione. Il risultato di una partita è la somma degli errori della squadra che ti trovi di fronte o della tua squadra, sommata alla bravura dei giocatori che hai di fronte o che giocano con la tua squadra. Se tutti fanno appieno il proprio dovere e non sbaglia nessuno, le partite finiscono tutte 0-0. Siamo d'accordo su questo, no? Invece, quindi c'è una tolleranza nella mia scala d'analisi tattica di una singola partita. Una tolleranza sono un paio di errori di un determinato genere. Fossero accaduti solo due errori di quelli appunto legati a queste distanze delle quali vi sto parlando, nemmeno l'avrei considerato come unico aspetto negativo della partita di ieri. Cioè, vi avrei proprio detto che non ci sono stati aspetti negativi. Quattro volte, perché almeno quattro sono, e mi devo andare a rivedere ancora la partita perché spero non diventino di più, però comunque quattro volte è un campanello d'allarme sul quale sono sicuro il buon Baroni, dall'alto delle sue competenze, ci lavorerà. Questa è l'unica nota negativa all'interno di un contesto. Tenetevi forte, non è una partita, non può fare la storia, ma quando dopo tre anni torni a vedere delle cose, attenti, non sto rinnegando Sarri, ma magari tornasse subito Sarri, lo dico subito, ma dopo tre anni sono tornato a vedere delle cose che adoravo in Inzaghi. Prima di dirvi questa cosa, devo dirvi a cosa è correlata questa mia riflessione, che mi regala piacevolissime sensazioni. Lo dico proprio, vi confido proprio apertamente, mi regala piacevolissime sensazioni. La Lazio pressa altissima. Ragazzi, la Lazio, guardate il gol della Lazio dell'1-1 di ieri. La Lazio pressa, ruba palla in area di rigore del Venezia e segna Coltati scatenato. La Lazio ruba almeno 5 palloni al limite dell'area di rigore del Venezia. La Lazio aggredisce con otto uomini aggredisce la metà campo avversaria quando non è in possesso di palla, quindi una densità clamorosa. Quindi quando la squadra avversaria è brava, torno a quello che ho detto poco fa, a scavalcare questa grande linea di passaggio e di intensità, attenti, della Lazio, chiaramente chi rimane dietro, i difensori soffrono. Capite Casale, capite Romagnoli, capite il perché secondo me questi errori sono degli specchietti per le allodole che a voi purtroppo vi hanno portato, chi la pensa in questo modo ovviamente, a sviare, a giudicare in maniera negativa Casale soprattutto. La Lazio fa grandissima densità, ma attenti, la Lazio, ogni portatore di palla c'ha due avversari, c'ha almeno due o tre uomini della Lazio vicino, ma è cambiato tutto in maniera drastica nel modo di pressare. Che è un modo, quello che sto per dirvi, e sono proprio felice quando ve lo dico perché torno indietro davvero di tre anni, che è dispendioso in una maniera clamorosa. Perché un conto è andare a fare il pressing puro, prendi, vai a contro all'uomo, gli vai addosso, gli fai sentire la presenza, quando l'uomo però si libera della palla tu in qualche modo respiri, c'è il momento di recuperare fisicamente. Attenti a quello che sto per dire perché è centrale in questo video. Un conto è quando vai a pressare con le chiusure preventive delle linee di passaggio dell'avversario. Questo alla Lazio lo faceva solo un certo Simone Inzaghi. Le chiusure preventive delle linee di passaggio. Quante volte nella partita contro il Venezia abbiamo visto Zaccagni, Guendouzi, il sontuoso Dele Bashiru andare incontro al portatore di palla avversario, ma non andandogli contro a testa bassa con l'intento di rubargli palla, no, gli vai vicino e dici, sa a sinistra c'ho Zaccagni che lo sta pressando,
e gli evita di passare la palla a sinistra, io gli sto dietro perché potrebbe fare o il retropassaggio o la passa a destra, e allora sono pronto a mettermi tra lui e la destra per chiudere questa linea di passaggio. Ragazzi, è assolutamente ridisegnato da capo il modo di intendere il pressing nella Lazio. Vi devo dire la verità, ad Auronzo questo non si vedeva. Quindi secondo me questo è un lavoro cruciale che ha fatto nel ritiro molto più chiuso, appunto svoltosi in Germania 3-4 settimane fa, dal buon Baroni, che sotto questo punto di vista chiede tantissimo alla Lazio la chiusura delle linee preventive di passaggio degli avversari in fase di attuazione del pressing. Attenti, perché questa può essere, ragazzi, così non dai pace, tu così non fai giocare in pace la squadra avversaria, non gli dai proprio libertà di pensiero, perché li metti sotto stress, li metti sotto pressione per gran parte del loro gioco, li vai a stressare anche mentalmente, perché non sono liberi un attimino di andare appunto a fare gioco con una certa tranquillità. La Lazio te snerva. Dall'altra parte, questo è un modo di giocare che definire altamente dispendioso è poco, perché così come snervi gli avversari, tu giocatore della Lazio te snervi due volte per andare a pressare e per ragionare sulla preventiva, sulla chiusura preventiva. Questo è il ragionamento che vi faccio molto da allenatore, perché è importante questa cosa, spero di spiegarla in maniera molto semplice. Bravo Baroni su questo, però ripeto, è un modo di fare altamente dispendioso a livello mentale, a livello fisico, e allora certi giochi, questo modo di giocare, sto parlando strettamente solo della partita vista col Venezia, non sto sentenziando in maniera positiva o negativa la Lazio di Baroni, questo sia chiaro, puoi attuarlo, puoi metterlo in pratica solo con giocatori giovani, per forza di cose, ragazzi. Perché qui già un giocatore di 28-29 anni non ti regge questi ritmi, non te li regge, è impossibile a livello di applicazione di gioco. C'hai Ertati che è avvelenato, che te va a pressare a tutto campo, che ruba palla e segna. C'hai la Lazio che in fase di recupero palla, ruba palla a Duncan, l'arbitro si inventa un fallo clamoroso, la più grande svista della partita, e nega un gol meraviglioso a Rovella, pure lì ha rubato palla al limite dell'area di rigore. Altre 3-4 volte ha rubato palla nel limite dell'area di rigore avversaria. Una Lazio che ho trovato anche un'altra nota negativa, mo ve ne parlo nella parte conclusiva del video. Una Lazio che corre tantissimo ma ha bisogno di giovani. Attenti a quello che ha detto Fabiani due mesi fa, ospite dall'amico Guido De Angelis, quando ha detto che la Lazio non prenderà più trentenni, se non farebbe un'eccezione del genere solamente nel caso in cui andasse a prendere un grande campione sulla via del tramonto. Forse fa scopa sto ragionamento. Piano piano le strategie della Lazio cominciano a prendere piede, ad essere svelate dai fatti. Squadra molto giovane, perché? Squadra di gamba, perché? Attenti, perché pure Foloruscio, che già io lo prendo nell'ottica di essere un'occasione di mercato che si viene a presentare. Però attenzione, perché pure in questa ottica Foloruscio diventa un acquisto importante dentro la Lazio, perché a me De Vesino me ne può fregare di meno del Vesino compassato che prende palla e me rallenta. Non è da Vesino sta Lazio, questo Vesino non è fatto per questa nuova Lazio, non va bene proprio. Cataldi non è fatto per questa nuova Lazio, non va bene proprio. Foloruscio è fatto per questa nuova Lazio, Dele Basciru ci sta a nozze in questa nuova Lazio. Gente fresca, gente che corre, gente dinamica, e quello che va ad aiutare tantissimo Baroni è il fatto di potersi permettere un gioco così altamente aggressivo, è il fatto di poter cambiare 5 giocatori su 10, mezza squadra di movimento nel corso della partita. E ieri c'è stato un momento verso l'80esimo in cui Baroni si è reso conto chiaramente che doveva cambiare in blocco tanti giocatori, perché davvero, ragazzi, la Lazio era arrivata, aveva dato troppo, aveva dato tantissimo, proprio non ce la faceva più. Quindi questo aiuta moltissimo Baroni nel fare il suo calcio. Questa è una Lazio tecnicamente da 5, lo ribadisco ancora una volta, vado a dire quello che è il mio concetto riguardante questa situazione. È una Lazio da 5 che può forse, per me serve un giocatore di qualità, non è che mo' cambiate idea, che può forse ovviare con questa grandissima
intensità. Quindi bene, tutto bene, la cosa meravigliosa che a tratti mi ha emozionato, ve lo dico sinceramente, ribadisco ancora una volta, è il pressing nell'ottica delle chiusure preventive, non andare addosso all'uomo con l'intento solo di rubargli palla, ma anche con l'intento, attenzione, di impedirgli di passarla a un suo compagno. Raga, è fondamentale questa cosa, un pressing ben attuato, una Lazio che tiene palla, anche questa è una cosa che un pochino mi sorprende, perché vi avevo detto che mi sarei aspettato una Lazio più verticale, poi il possesso di palla lasciamolo all'avversario, pensiamo a prendere palla e con 2, 3, 4 passaggi ad arrivare nella porta avversaria, tiriamo molto di più in porta, perché se finiva 5-1 non avevamo rubato niente, assolutamente. Invece la Lazio pure il possesso palla, 68% di possesso palla, se non sbaglio la buona Virginia ieri sera me lo faceva notare nell'immediato post partita. Chiudo con un altro aspetto negativo che è uscito fuori dalla partita di ieri, perché la Lazio in tutte le amichevoli che ha fatto, tenendo conto del rango assolutamente medio-basso delle avversarie che ha deciso di andare ad affrontare, la Lazio intorno al 75esimo ha ceduto fisicamente, ha proprio ceduto. Ecco, questo cedimento fisico della Lazio mi ha un pochino preoccupato, perché invece nelle altre amichevoli aveva fin qui chiuso la partita sempre in crescendo, tanta intensità, raga, la partita di campionato ovviamente ci metti molta più intensità dentro, quindi ci sta che chiaramente vai a lavorare in maniera più profonda sull'intensità del gioco, però ragazzi mi raccomando Barò, perché questo vuol dire spremere i giocatori giovani pronti a dare tutto per questa squadra, sono d'accordo, però attenzione, perché questo aspetto un pochino va a preoccuparmi. Spero di essere stato esaustivo nel darvi questo mio giudizio di carattere tattico sulla partita vista della Lazio contro il Venezia, una Lazio che vince e che convince, su questo io non ho proprio il minimo dubbio. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, vi mando un abbraccio forte e come sempre, forza Lazio, a tutti.